Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Comunicato video numero 19 del sindaco di Cento Fabrizio Toselli. Cento 8 aprile 2020 di Marco Rabboni per TC Cento Web TV. Dopo una brevissima assenza, il sindaco di Cento Fabrizio Toselli ritorna sull'etere con il comunicato video numero 19. Nel comunicato il sindaco annuncia purtroppo 3 nuovi casi di contagio che portano il numero totale di 100 a 58 contagi su un totale provinciale di 514. Poi il sindaco ancora una volta sottolinea come solo l'azienda sanitaria ferrarese sia l'unica titolata a fornire i numeri sull'emergenza da coronavirus, numeri a cui anche il sindaco si attiene. Poi la situazione è belle, le mascherine stanno arrivando, annuncia il sindaco ringraziando la Cassa dei Risparmi di Cento che con una importante donazione ha consentito l'acquisto di un cospicuo numero di mascherine FFP2 che si aggiungono alle 10.000 mascherine provenienti da una donazione da parte di un donatore privato. Destinate queste, ma ce ne arriveranno anche altre, alle strutture sanitarie ma anche ai cittadini, chiude il sindaco. Ma sentiamo nel dettaglio il sindaco di Cento Fabrizio Toselli. Eccomi per un nuovo aggiornamento legato all'emergenza. Abbiamo da qualche giorno, effettivamente non abbiamo fornito più dati perché non c'erano stati dei cambi significativi sui numeri. Abbiamo invece oggi purtroppo 3 nuovi casi positivi. 3 nuovi casi che si vanno a sommare agli altri e portano a un totale di 58 casi. 58 casi su 514 che sono i complessivi della nostra provincia, quindi circa un 11%, che è in linea con il numero di abitanti appunto del nostro comune rispetto al numero di abitanti complessivo della provincia. Provincia che vi ricordo però essere la provincia meno colpita, quindi con meno contagi di tutta la regione, e insieme alla provincia di Rovigo sono le due province meno colpite di tutto il centro-nord. Sui numeri, questa sera vi voglio dire che stiamo leggendo e sto leggendo in questi giorni di tantissimi numeri, di tante persone che dicono 30, 40, 50, 60, 20, 30, contagi, ospedale, operatori. Allora, voglio essere chiaro, i numeri, quindi i numeri veri li dà l'autorità sanitaria competente, quindi l'azienda LASL. Tutti gli altri numeri che leggiamo non sono credibili. Quindi gli unici che sono titolati a dare numeri, a dare la possibilità anche al sindaco di trasmettere numeri, sono loro. Punto. Altra bella notizia, come amministrazione, come comune, ci eravamo attivati già da diverse settimane
far arrivare sul territorio, proprio per dare una mano al nostro ospedale, ma non solo al nostro ospedale, anche a tutti quegli operatori sanitari che sono sul territorio, quelle tantissime strutture che sono sul territorio, sia alle strutture che si occupano di anziani, sia alle strutture che si occupano di persone diversamente abili. Ecco, la bella notizia è questa: sono arrivate le prime mascherine FFP2 che abbiamo e stiamo consegnando, abbiamo cominciato da oggi e proseguiremo domani a consegnarle alle nostre realtà territoriali. Non solo a queste realtà che vi ho detto, ma anche agli operatori sanitari, quindi ai medici, medici di medicina generale, ai pediatri che abbiamo consegnato oggi appunto uno stock, quindi a tutti i pediatri del nostro comune, uno stock di mascherine FFP2 e ovviamente un certo numero, un importante numero, circa 2000 mascherine, come primo stock di mascherine che abbiamo consegnato all'ospedale di Cento, che andranno per gli operatori sanitari, quindi medici, infermieri, le OSS, gli addetti alla pulizia, il personale tecnico. Li voglio elencare tutti perché ci sono i medici, ci sono gli infermieri, ma ci sono anche tante altre persone, categorie che lavorano all'interno dell'ospedale. E anche stasera approfitto per ringraziare tutti loro per il lavoro che stanno facendo all'interno del nostro ospedale. Quindi queste prime mascherine che sono arrivate, voglio ringraziare la Cassa di Risparmio di Cento perché ha deciso di fare un'importante donazione, appunto, e con questa importante donazione siamo riusciti ad acquistare appunto queste mascherine che appunto serviranno alla nostra sanità e al nostro territorio. Ne arriveranno altre 10.000, quindi la prossima settimana arriveranno altre 5.000 mascherine FFP2 e ne arriveranno altrettante, altre 5.000 la settimana successiva. Proprio oggi abbiamo avuto un incontro anche come COC, che è sostanzialmente l'organo che a livello comunale appunto sta gestendo questa emergenza insieme al sindaco. Domani daremo indicazioni chiare rispetto alle mascherine che la Regione Emilia-Romagna ha deciso, quindi quelle famose 3 milioni di mascherine che la Regione Emilia-Romagna ha deciso di dare alla cittadinanza, per cento sono circa 16.000 mascherine. Domani vi daremo la giusta e la corretta informazione per dirvi dove è possibile andare a prendere questa mascherina. Quindi io voglio assolutamente ringraziare la Cassa di Risparmio per questa importante donazione e ringrazierò poi successivamente, nelle prossime settimane, invece un altro donatore che invece ha deciso appunto di farci avere queste 10.000 mascherine FFP2. Quindi con questo gesto abbiamo dato e abbiamo messo comunque la possibilità di mettere in sicurezza tutti quegli operatori che lavorano, oltre che nell'ospedale, lo voglio sottolineare, in tutte quelle strutture del territorio che sono fondamentali per appunto la rete sociale che abbiamo nel nostro comune. Vi ringrazio, a domani per un ulteriore video.